Buon pomeriggio a tutti da Giuseppe Semerano, ancora in diretta video con un nuovo assessore dell'amministrazione Cavallo. Questa volta mi è sembrato giusto intervistare l'assessore Pinna, il che è responsabile come assessore della nettezza urbana. Ah, ecco, più facilmente in questo modo. Sono molte le domande che vorrei fare all'assessore Pinna e obiettivamente, credimi, caro assessore, non so da dove cominciare. Comincerei con una domanda molto. Innanzitutto, buon pomeriggio e grazie di aver accettato il mio invito e l'invito di Radio Stuni. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a voi e vi ringrazio di questa opportunità, come sempre, disponibili e collaborativi. Allora, la prima domanda è questa. Ho sentito parlare di uccello fratino. Obiettivamente non so che cosa sia questo uccello fratino, ma cosa mi sai dire? Sulla stampa e sui social è venuta fuori una notizia del genere riguardo un uccello che pare abbia nidificato nella nostra zona. Questo sicuramente vuole dire qualcosa. Sì, sicuramente il discorso dell'uccello fratino nasce dalla collaborazione con un volontario esperto naturalista che è Enzo Farina, se non vado errato, si chiama Enzo. Dunque, adesso non mi sovviene bene il nome, però Enzo Suma, scusami, Penso su. chiedo scusa anche a Enzo. Enzo Suma, il quale praticamente dedica il suo tempo ogni anno alla sorveglianza lungo la costa e all'individuazione di questi nidi, di questo uccello in via di estinzione. E in un periodo così complesso, ovviamente, così pieno di problematiche, potrebbe apparire una cosa effimera. In realtà, la tutela, di specie in via di estinzione è sempre una cosa positiva per un territorio, anche alla luce di quello che è stata per l'ennesima volta, per la 26ª volta, l'attestazione della bandiera blu, il riconoscimento della bandiera blu per la città di Ostuni, che è un segno di riconoscimento che tiene conto tutto di una serie di parametri. Il fatto stesso che un uccello come il fratino nidifichi ancora sulla nostra costa è un'attestazione di una situazione ambientale ancora in buono stato, per fortuna, e noi dobbiamo fare in modo che questo continui ad esserci. Non nascondo che io sono molto interessato a queste dinamiche che si vengono a determinare sulla nostra linea di costa, proprio per sorvegliare sempre, per avere un occhio, attento a quelle che sono gli eventuali elementi che possono portare danneggiamento a specie come questo fratino, che è Ecco, veramente un uccello grazioso. hai parlato nel tuo intervento di aria marina, eccetera. Così anche noi facciamo un po' di passeggiata. Abbiamo visto che il porto di Villanova, come ogni anno, è pieno di alghe. So che l'amministrazione si è resa parte diligente in quanto nel nuovo contratto dell'igiene urbana ha inserito anche il servizio di prelievamento appunto di queste alghe, la cosiddetta Poseidonia. A che punto siamo appunto con la pulizia del porto e con la famosa caletta Santa Rita? E dunque, abbiamo iniziato il 1º giugno a fare questa prima pulizia e già se ne vedono i risultati. Ovviamente noi ci dobbiamo sempre rendere conto che il braccio che deve pulire la zona portuale non ha un'estensione limitata, se non vado errato arriva fino a 30 metri, oltre i quali praticamente dobbiamo aspettare sempre la corrente che trascini queste alghe verso la zona del porto più prossima e quindi che si può facilmente rimuovere. E Caletta Santa Rita pure sono state rimosse parecchie alghe perché proprio per la conformazione di queste due aree e per un gioco di correnti diventano proprio il luogo in cui queste Posidonie si vanno a concentrare. Ascolto, caro Ricordiamo assessore, chiedo che scusa, non potrebbe essere più facile mettere i frangiflutti, per esempio? I frangifrutti già stanno sulla
sull'area portuale perché c'è presente diciamo il molo, no? che protegge dai venti di maestrale e di tramontana. Però in realtà, proprio per una questione che le correnti marine hanno cambiato un po' i venti, diciamo i venti predominanti sono cambiati, si vanno a accumulare purtroppo queste posidonie. Se riusciremo a ristrutturare e a diciamo creare lavori marittimi necessari per il porto, sicuramente questo fenomeno potrebbe essere ridotto. Ma in realtà io voglio puntualizzare un aspetto: questa posidonia non è un rifiuto, ricordiamocelo, e lo dobbiamo far capire anche ai cittadini. L'odore che si viene a creare purtroppo è dovuto alla decomposizione, ma non è che stiamo togliendo qualcosa di inquinato, è anzi materiale organico in fase di decomposizione che deve essere rimosso e riutilizzato. Tanto è vero, e concludo, che stiamo per l'anno, diciamo per il secondo anno consecutivo, utilizzando la tecnica del riuso di questa posidonia per andare a ricoprire aree erose dall'azione antropica dell'uomo, e questo lo possiamo vedere praticamente nella zona di Creta Rossa, per ricreare quell'habitat di naturale di zone dunali che purtroppo sono state ripeto, erose dai parcheggi selvaggi. Dopo un anno già vediamo che sopra questa vegetazione ammassata si crea questa vegetazione spontanea alofila che è proprio tipica delle zone, quindi a restituire un ambiente più naturale. Lasciamo il porto, lasciamo il mare e veniamo alla città. Dicevo in premessa che sei l'assessore che si occupa appunto di igiene urbana, quindi dei rifiuti e degli annessi e connessi. In questa emergenza Covid, qual è stato il rapporto tra il rifiuto e appunto questa situazione che ci ha visto chiusi in casa? C'è stata anche, credo, una minore produzione di rifiuti, visto che diverse aziende erano anche chiuse. Sicuramente c'è stata una minore produzione, soprattutto delle attività che hanno a che fare con il food, che sono i maggiori produttori, proprio per la chiusura di queste attività. Ma la raccolta dei rifiuti, ovviamente tenuto conto delle incombenze che c'erano state trasmesse con questi DPCM, erano complicate le raccolte perché dovevano essere eseguite con tutti i crismi della sicurezza, gli operatori dotati dei DPI necessari, e soprattutto bisognava evitare assembramenti oppure conferimenti di rifiuto con troppe persone ravvicinate. E in effetti viene spontanea l'altra domanda, te la faccio subito. Quindi a questo punto quali sono le novità dell'attuale appunto ritorno alla normalità, allo stato dell'arte del progetto per la realizzazione delle isole ecologiche nelle zone rurali, caro assessore? Certo, perché noi abbiamo in precedenza al passaggio del servizio porta a porta per le zone rurali a quello delle CAM di prossimità, quelle mobili che sono state istituite come postazioni diciamo due volte alla settimana a seconda delle zone, abbiamo valutato alcune criticità e per questo ci siamo spinti alla realizzazione di due postazioni fisse nelle zone più densamente che sono la contrada Galante e la contrada Medoprete. Allo stato attuale sono state invitate, noi l'abbiamo già deliberato in giunta, sono state praticamente invitate le ditte per fare l'offerta economica e molto presto, mi auguro il più presto possibile, potremo dare corso ai lavori. Questo è un esperimento che l'amministrazione sta facendo per dare più servizi alle contrade, ma soprattutto in modo tale che queste contrade vengano servite tutti i giorni e a qualsiasi orario con un accesso contingentato. L'accesso a queste stazioni fisse avverrà sempre con tessera sanitaria, perché io voglio puntualizzare questo aspetto, caro Giuseppe: noi dobbiamo cercare di far uscire il sommerso, tutti coloro i quali usufruiscono di un servizio senza pagare le dovute tasse, ma questo nel vantaggio di tutti i cittadini, ovviamente, perché noi dobbiamo garantire un servizio buono, sì, ma tutti i cittadini si devono mettere nelle condizioni di dare il giusto all'amministrazione che provvede alla loro igiene.
E parliamo sempre di nettezza urbana. Leggo, noi andiamo naturalmente in differita perché questa è una trasmissione che abbiamo registrato lunedì, in quanto non abbiamo la possibilità di fare la diretta in video. Sulla Gazzetta di oggi, quindi di lunedì, c'è un articolo dal titolo Prese a noleggio videocamere contro gli incivili. È un articolo della Gazzetta che di fatto parla dell'acquisto, o meglio del nolo, di 20 telecamere che l'amministrazione comunale, con il supporto dei vigili, che in questo caso davvero sono parte diligente appunto in questo servizio, perché sono loro che di fatto vedono la situazione, la gestiscono, eccetera. Queste telecamere hanno sortito negli anni passati effetti? Assolutamente sì, vi dirò di più, queste telecamere sono state, queste fototrappole per la precisione, sono state, diciamo, è un prolungamento di un servizio che finora c'è stato, nelle more che venga affidato definitivamente la fornitura di 40 videocamere Wi-Fi che sono state, devono essere allocate dall'amministrazione nei punti più sensibili dove il fenomeno dell'abbandono si ripete in maniera vorrei dire delinquenziale, perché chi abbandona i rifiuti commette un reato contro l'ambiente e contro anche i cittadini di questa comunità. Per cui le fototrappole hanno ottenuto dei risultati che sono in termini economici. Parte dei proventi sono andati nelle casse della provincia, laddove praticamente le multe erano state erogate su strade provinciali e altre invece nelle case comuni, e continuiamo a farle nella misura in cui i cittadini devono rendersi conto che i rifiuti non devono essere abbandonati, ma devono essere conferiti nei luoghi e negli orari che sono stati stabiliti dall'amministrazione. Diciamo, le persone si lamentano comunque che a volte non c'è da parte della ditta, non so da chi adesso, non spetta a me verificare le eventuali responsabilità, il mancato ritiro ad esempio della spazzatura. Abbiamo avuto delle segnalazioni in radio di questa specie, però io non sapevamo di questo problema e te lo voglio porre in questa sede. Cioè, a volte la ditta, però per tanti motivi, per carità, ci potrebbero essere anche motivi, seri, vuol dire che noi non possiamo sapere, però di fatto a volte i rifiuti sono lasciati a se stessi. E la cosa più brutta è verificare nelle complanari della zona marina o anche nelle complanari della zona Monti lasciare appunto i rifiuti sparsi senza che nessuno se ne occupi appunto di prelevarli. Com'è questa Allora, storia, assessore? io ti devo rispondere con due battute. Non ci sono giustificazioni di sorta che possano far sì che un cittadino si deve sentire impunito e giustificato ad abbandonare un rifiuto. Noi abbiamo nel territorio di Ostuni, nell'area rurale, abbiamo 12 o 13 postazioni mobili per 2 volte alla settimana. Abbiamo 3 CAM cittadine. Abbiamo un centro di raccolta comunale e abbiamo il servizio di porta a porta per le aree urbane e periurbane, diciamo le contrade urbanizzate. Quindi io non riesco a capire veramente come si continui e si in maniera impunita si continui ad abbandonare i rifiuti senza una giustificazione di sorta. Gli operatori ecologici che abbandonano i rifiuti, io non ne conosco. I rifiuti vengono raccolti e qualora non sono raccolti è perché il rifiuto non è conforme. Perché vi dirò anche una novità che abbiamo introdotto proprio per evitare che diciamo, si continui a conferire in maniera irregolare e soprattutto nell'ambito di quei rifiuti differenziati che dovrebbero essere riciclati. Fino a poco tempo fa, ad esempio, il vetro veniva conferito nelle buste di plastica, con i tappi metallici, con i piatti di ceramica, con gli specchi, con i vetri che non c'entrano nulla. Il vetro che va conferito si chiama involucro e l'involucro contiene o un liquido o un'altra sostanza e comunque sia solo fine, deve essere solamente vetro. Ovviamente questo pregiudica il rapporto che si viene a creare tra il comune e i consorzi che devono pagarci
rifiuti che dovrebbero essere puliti. Quando i rifiuti sono sporchi, per noi diventano un costo e non diventano un beneficio. Per cui i cittadini devono capire che se, i rifiuti che devono conferire devono essere conferiti secondo la regola. E non a caso, la scorsa, un paio di settimane fa, abbiamo fatto un comunicato proprio sul vetro e lo faremo anche sulla plastica e su tutti i rifiuti da riciclare. Perché qualora questi rifiuti non vengano conferiti in maniera corretta, verrà posto sul rifiuto e un adesivo sul rifiuto dove ci sarà scritto il motivo per cui il rifiuto non viene raccolto. È una Speriamo forma. che questa cosa possa servire A me, io mi auguro di sì, e sta sempre nella collaborazione dei ai cittadini. cittadini, su questo non c'è L'amministrazione fa la sua dubbio. parte, i cittadini devono fare la loro. Qual è l'iter dei due progetti del nuovo CCR in area industriale e l'adeguamento di quello in contrada Santa Caterina? Anche Allora, diciamo che di siamo questo la stampa ne ha parlato parecchio. nell'ambito dell'igiene urbana e dei servizi annessi e connessi, siamo sempre sotto i riflettori. E questo perché ovviamente mi rendo conto che sono delle scelte a volte anche impopolari, ma sono se le scelte vengono fatte ai fini di migliorare una certa situazione. Ovviamente, che si è creata negli anni, ovviamente bisogna anche capire la necessità delle scelte che si fanno. E il nuovo centro di raccolta comunale, siamo in attesa dell'esito, quello da realizzare eventualmente, da realizzare se ce lo finanziano la regione, ovviamente, Nella zona siamo in industriale. attesa dell'esito finale della commissione per quanto riguarda il finanziamento, per cui stiamo aspettando comunicazioni che penso arriveranno da un giorno all'altro da parte della regione. Per quanto riguarda invece il vecchio centro, che ovviamente aveva delle criticità, dovute un po' alla mancanza anche dal punto di vista impiantistico, per l'enorme mole, diciamo, di quantità di rifiuto che negli anni è andato sempre più crescendo. Quindi abbiamo fatto redigere un progetto per la spesa complessiva di 280.000 euro e questo progetto prevede un restyling complessivo di questa area, una realizzazione di barriere al verde che creano praticamente una sorta di filtro tra i cittadini e le attività che all'interno vengono svolte, affinché anche gli stessi cittadini, che però io devo ricordare loro, che vivono in una zona artigianale e quando qualcuno di loro si esprime in maniera così un po' anche impropria, parlando di quartiere, Residenziale. il quartiere residenziale non esiste, quella è un'area artigianale e essendo un'area artigianale ha diciamo nelle sue corde l'esistenza di alcune attività che a volte potrebbero essere incompatibili, ma purtroppo nasce come zona artigianale. Per cui le opere che abbiamo fatto, lo sforzo economico che abbiamo diciamo intrapreso è sempre nell'ottica di quello della necessità che veniva dai cittadini di creare un qualche cosa più diciamo contestualizzato e più compatibile con le residenze che Perfetto, una domanda proprio che tocca la tasca di tutti i cittadini. Quanto costa il servizio di igiene urbana all'anno e cosa si potrebbe fare per ridurre la Tari ai cittadini? Allora, diciamo Domanda. che questa è una domanda impegnativa, però molti non sanno quanto costa il servizio di igiene urbana ed è forse Non lo so l'occasione manco giusta io, non lo per so manco io. l'occasione giusta. Io vi dico, nel 2019 il servizio è costato alla collettività circa 7 milioni e 400 mila euro. Quindi stiamo parlando di cifre per una comunità Enormi, come Ostuni enormi, enormi. non di poco conto. E addirittura per il 2020, nel PEF che è stato redatto, si è previsto un aumento quasi di 1 milione di euro. Perché? Perché purtroppo i conferimenti dei rifiuti, e soprattutto la frazione organica e anche quella indifferenziata, si è più che raddoppiata rispetto a qualche anno fa. E per cui, siccome i quantitativi invece di scendere aumentano, il costo necessariamente aumenta. Quindi, diciamo, quali sono le attività che un'amministrazione può fare affinché
questi costi si possono ridurre per la collettività? Innanzitutto una cosa che vi ho detto prima, quella innanzitutto di pagare e di pagare tutti, che quello è prioritario. L'evasione è sempre quella che va a incidere sulle fasce delle persone più, diciamo, oneste, diciamo così, che pagano e fanno il loro dovere. E non solo, ma anche quello praticamente di conferire in maniera corretta, perché se noi abbiamo la possibilità di avere dei ricavi sulle frazioni riciclabili come vetro, plastica e altre frazioni che possono prevedere il riciclo, allora è necessario da parte dei cittadini un impegno maggiore affinché si possa ottenere un risparmio sulla tassazione. Questo risparmio si può verificare anche pensando a un progetto più ambizioso, che però richiede del tempo ovviamente, ma che vanno nella stessa direzione di quelle che sono alcune linee guida che sono state date anche dalla regione, che è quello di realizzarsi un piccolo impianto di compostaggio in area ovviamente compatibili, dove si possa smaltire ad esempio tutta la frazione organica producendo del compost. Questo potrebbe apportare ovviamente un costo enorme per l'amministrazione. Un'altra domanda, so che il sindaco Cavallo ha emesso un'ordinanza in merito al conferimento dei rifiuti, ci vuoi dire di cosa si tratta, di che ordinanza si tratta? Anche questa ordinanza, diciamo, nasce dalla necessità di eliminare un po' di fenomeni un po' negativi nel conferimento. E quali sono questi? Ad esempio l'impiego dei bustoni neri, questa è una cosa che noi abbiamo voluto eliminare, così come è successo in altre comunità. I bustoni neri purtroppo rappresentano una sorta di alibi per chi non ha intenzione di fare la differenziata, mettendo tutto dentro e smaltendolo come indifferenziato, ovviamente incidendo sui costi dell'amministrazione. E quindi noi intanto abbiamo bandito l'utilizzo di questi bustoni neri, poi abbiamo chiesto per le attività che rientrano in determinate fasce e categorie, che però possono essere lette tranquillamente nell'ordinanza, l'impiego del codice a barre, degli adesivi da apporre sulle buste della spazzatura. Queste buste della spazzatura per le attività ad esempio che rientrano nel food devono essere, per essere raccolte, devono portare il bollino. Questo bollino fa in modo che chi andrà a prendere il contenuto di queste buste sa la provenienza, e quindi se c'è qualcuno che non si comporta in maniera corretta può essere individuato. Al posto delle buste nere ovviamente si utilizzeranno delle buste semitrasparenti che potranno essere quindi semi un po' traslucide, che permetteranno comunque all'operatore di poter controllare se il conferimento è corretto. Non so se hai avuto occasione di sentire e vedere il nostro radio telegiornale che il nostro direttore Lillo Zaccaria ogni mattina fa con professionalità. Ha mandato in onda un servizio sui rifiuti che vengono depositati in maniera arbitraria all'interno dell'area del Foro Boario, ove l'erba è abbastanza anche alta. So che il verde appartiene a un altro settore, quindi a un altro assessore, ma puoi dirci qualche cosa in merito? Allora, mi cogli impreparato, perché nonostante io veda tutte le mattine grave, il telegiornale grave. Che ovviamente è la nostra sirena che ci dice tutto quello che accade nel paese, e mi fa piacere, diciamo, che faccia questo servizio, lo ringrazio. Per quanto riguarda invece il discorso relativo a questo abbandono, io rivedrò sicuramente il telegiornale per capire l'entità di questo abbandono che si è venuto a verificare. Provvederemo subito alla rimozione e parlerò con il collega Francioso che è responsabile del verde pubblico per far tagliare l'erba immediatamente nel Foro Boario, così restituiremo il decoro a quella zona che merita. Ovviamente chiedo sempre un po' di tolleranza in questo periodo di difficoltà, non solo per l'organizzazione dei servizi e di quello che c'è, diciamo, annesso e connesso ad essi, ma anche per un po' di limitatezza anche della spesa,
dovuta, come tutti ben sanno, al fatto che ancora, diciamo, lo Stato non è che ci abbia elargito somme delle promesse. somme a disposizione. Quindi cercheremo di fare il nostro dovere utilizzando le nostre risorse. La puntata di oggi di Coscienze Politiche volge al termine, caro Assessore. Mi viene spontanea una domanda. Cosa può augurarsi a un amministratore e ai cittadini della nostra comunità affinché si possa vivere in un ambiente pulito e rispettoso della natura? Cosa ci vuoi Beh, dire? questo, E questa è così una chiudiamo la domanda, trasmissione. sicuramente questa è una domanda che mi fa molto piacere che tu me l'abbia posta. Intanto dico, questo è un lavoro sicuramente difficile, ma amministrare la città in genere è difficile, perché per chi amministra, diciamo, prendere le decisioni è sempre molto complicato, soprattutto quando lo si fa senza alcun interesse, ma nel bene della propria comunità. Ovviamente in questo caso le parti in gioco non è solo l'amministrazione, le scelte che l'amministrazione può fare, ma entra in gioco la cittadinanza, il senso civico, l'educazione, il rispetto degli altri. Se noi facciamo tutti un passo in quella direzione, noi possiamo ottenere solamente una città più pulita, un verde più curato e anche praticamente godere di una bellezza che il nostro territorio ci offre ogni giorno quando ci svegliamo. Per cui io chiedo a tutti i cittadini e mi riferisco a tutti coloro i quali non hanno molto a cuore la natura per i gesti che compiono, di pensare ai propri figli e dire e di farsi parte dirigente per evitare che un domani i nostri figli ci possano imputare una grossa responsabilità, quello di aver deturpato ciò che la natura ci ha donato. Quindi l'ambiente è come un genitore per tutti noi, bisogna saperlo curare e rispettare. Questo è il messaggio che Un voglio dare ai cittadini. bel messaggio che noi di Radio Stuni abbiamo avuto piacere di diffondere attraverso le nostre frequenze. Io ti ringrazio di questa chiacchierata che abbiamo fatto, di tutte le cose che ci hai detto, che hanno aiutato la cittadinanza a comprendere anche qual è il tuo ruolo politico e di assessore per quanto riguarda la gestione appunto di questo del servizio di igiene urbana, che, consentimi, è una palla al piede davvero ad un'amministrazione, in quanto va di pari passo con la tenuta del territorio, che deve essere il nostro passaporto anche per i turisti che ci auguriamo anche in questo periodo ci vengano a trovare e portino un po' di ricchezza alle nostre genti. Grazie, Assessore, di questa chiacchierata e un caro saluto ai nostri radioascoltatori e ad una prossima puntata di Coscienze Politiche. Grazie.